Buongiorno, inizio un altro video così. Oggi mi dà lavoro perché inizia una nuova settimana, sono tornata a casa e questa settimana parte con un progetto che aspettavo da troppo tempo. Il più grande segreto che stavo nascondendo da voi è che abbiamo comprato una casa e questo significa che tra poco lascerò questa casa. Farò un trasloco, ma prima di poter fare tutto questo, dobbiamo sistemare questa casa. E oggi è il giorno in cui io e mia sorella ci andiamo lì per iniziare a fare le prime cose. Ora stiamo andando a comprare delle cose che ci servono per cominciare a fare appunto queste prime cose, che sono le pulizie, sistemare un minimo di cose, farci delle idee. E mentre noi andiamo a fare la spesa di tutte queste cose, facciamo un salto temporale indietro nel giorno in cui ho fatto il tour della casa per voi. Vi lascio guardare il tour e poi ci rivediamo con gli acquisti e con le prime cose che facciamo oggi. Buongiorno! Vi stiamo portando, io e mia sorella, in quella che tra poche settimane sarà il nuovo posto di delirio. Ci stanno già dando il benvenuto i nuovi vicini perché questa sarà la nostra nuova casa e vogliamo farvi fare un tour di com'è adesso, vuota da cose, persone, oggetti. Let's go! Non abbiamo ancora manco la luce, dicevo, però useremo quella del giorno. Allora, aspetta che apro. Siamo qui per prendere le misure e farci un'idea degli spazi di nuovo perché ovviamente bisognerà fare un po' di lavori di ristrutturazione. E questa intanto è la cucina. Bella, spaziosa, rispetto a quella che abbiamo adesso sono tipo tre cucine, una accanto all'altra. In questo momento non abbiamo ancora le idee chiare su quello che sarà la disposizione di tutto. Però diciamo che vedrete la trasformazione man mano che la faremo perché faremo un bel po' di lavoretti giusto per renderla un po' più carina. Poi questo è l'ingresso da dove siamo entrati e poi c'è una prima stanza. Stanza numero uno. La cosa che apprezzo l'esposizione, perché al mattino abbiamo la luce naturale, apriamo un po' che magari c'è un rimbombo. Proviamo. Stanno già facendo troppo casino per i miei gusti. Che sta succedendo? Spero stiano facendo anche loro dei lavori perché sennò non andiamo benissimo. Comunque, mi piace tantissimo l'esposizione, cioè l'esposizione su tre lati, abbiamo luce naturale al mattino nelle stanze e luce naturale del sole, intendo proprio illuminazione da parte del sole, nel pomeriggio in cucina e nel salottino. E poi c'è ovviamente anche la finestra nel bagno perché per me una casa senza finestra nel bagno non può funzionare. Di quello che c'è apprezzo sicuramente le finestre bianche, questo è veramente un plus. Le porte subiranno una trasformazione, ma questi saranno tutti i mini progetti che vi farò vedere man mano che li farò. Qui c'è una sorta di disimpegno con questa porta qui che io sinceramente vorrei togliere, non so cosa ne pensa mia sorella, che dice, perché si può togliere molto facilmente smontando questo pezzo qua e poi rimane l'arco bello così com'è. Sopra si può anche lasciare e verniciare tutto intorno e lasciare quella porticina lì del colore naturale. Così come la porta d'ingresso che non andrei a riverniciare perché per me si rovina un po', perde un po' della sua bellezza, non so cosa ne pensi tu. Però mentre tutte le porte, tutto quanto le farei bianche,
La porta d'ingresso non la riverniceerei. La lascerei così. Ma ne parleremo poi. Andiamo nella seconda stanza. Quanta luce! Andiamo nella seconda stanza. Grande, più o meno quanto l'altra, no? Mi sembrano identiche. Adesso siamo qui anche per prendere le misure, per cui ci renderemo subito conto. Anche questa bella spaziosa, piena di luce. Poi abbiamo una terza stanza, piccina, sarà un mini salottino, perché loro la chiamavano, i vecchi proprietari la chiamavano cameretta, ma noi vogliamo avere due stanze belle ampie per me e mia sorella appunto, e poi uno stanzino un pochino più piccolo dove fare salotto, mettere una TV magari, un divano, delle poltrone e dove ricevere gli ospiti. Andiamo nell'ultima parte della casa, che è quella che per il momento ci piace meno e che ha bisogno di più cure. Mamma mia, praticamente questo bagno qua va tutto rifatto. Ovviamente la casa è stata chiusa per un po' di tempo, quindi ci sono un po' odori strani e non mi piacciono le piastrelle, non mi piacciono i sanitari, non mi piace niente. Puoi vedere anche qua bene tutto quanto. E sì, diciamo che questo sarà il progetto più impegnativo, però quello che ci darà anche maggiori soddisfazioni, perché perché lo renderemo bello esattamente come piace a noi. Basta, hai fatto vedere bene tutte le stanze? Mm-hmm. Hai fatto un mini tour. Sto sfruttando mia sorella come cameraman, camera lady, così comincio a fare pratica per il futuro. Quanto mi devi prendere per il culo? Una cosa che vi voglio subito dire, spoilerare, ma che non so se diventerà così, è un'idea che mi è venuta di aprire un arco tra la cucina e la stanza salottino e chiudere questa porzione qui. In che senso? Nel senso che mi piacerebbe invertire la porta, l'apertura della porta, che visto così non è proprio il massimo, però l'idea sarebbe quella di, vabbè, avere l'apertura in questo senso per sfruttarla. Questa parte qui, diciamo, non è neanche un metro, saranno tipo 70-80 centimetri, però avere un piccolo sgabuzzino dove nascondere le cose per la pulizia, aspirapolvere e altre cose che servono per la casa, perché manca in effetti uno sgabuzzino e dovremmo metterle in bagno le cose, ma non è proprio il massimo, perché già in bagno ci devono andare diverse cose. E poi dall'altro lato, quindi immaginatevi, qui c'è tutto lo sgabuzzino con magari, no, nemmeno, non lo chiudi in nessun modo, perché da quest'altro lato da quest'altro lato ci sarebbe una libreria. Una libreria incastrata perfettamente dentro questa porzione qua, così la parte dietro della libreria farebbe anche da muro nello sgabuzzino. E così tu dal salottino hai semplicemente i ripiani, magari due antine dove mettere delle altre cosine che servono nel salotto. E così si sfrutta appunto questa parte qua, si apre magari un arco qui
e si passa nel salottino dalla cucina. Però questo è appunto ancora in divenire, è tutto in divenire, dobbiamo ancora farci le idee insieme e parlarne per capire come sistemarla. Però intanto io sono troppo impaziente, vorrei fare tutto subito, sistemare tutto subito. Abbiamo un lampadario. Tutto il resto della casa mancano, si sono proprio staccati totalmente. E qui c'è un unico lampadario, molto bene. Basta, adesso noi ci dedichiamo alle misure e poi torno da voi. Eccoci qua, facciamo un unboxing veloce perché dopo bisogna lavorare, bisogna darsi da fare. Ne ho comprato un po' di cose per le pulizie. Lo sgrassatore, questo è il migliore. Poi gel per il vate, anche se poi lo butteremo, intanto bisogna usarlo e quindi bisogna disinfettarlo. Sapone per le mani, dei panni microfibra. Tutta questa spesa l'abbiamo fatta da risparmio a casa e mi sono pentita tantissimo di non averlo fatto anche l'altra volta quando ho comprato le cose per le pulizie, perché questi panni qua li avevo comprati 5 da Brico e sono costati tipo 4-5 euro, mentre da risparmio a casa sono costati 1 euro, pochissimo. Poi abbiamo dei guanti bellissimi per lavorare e per proteggere le manine, i panni per lo Swiffer, i panni cattura polvere, questi sono marchi risparmio a casa, costano molto meno rispetto a quelli di Swiffer, non li ho mai provati, quindi vediamo se funzionano. Comprerò sempre questi, ovviamente. Dello scotch in carta, che serve sempre. Poi l'alcol per pulire il bagno, appunto, detergente all'alcol. No, questo alcol 70% profumato, perfetto. Poi un panno per i pavimenti. Poi abbiamo dei panni, sempre marchio risparmio in casa, inumiditi per i pavimenti, per fare una prima rinfrescata di tutto. Delle spugnette Veleda per grattare nelle superfici un po' più incrostate. I guantini che mi avete consigliato voi da provare. Carta igienica. Tovagliolini in carta per le mani e, perché abbiamo detto che vogliamo rendere ogni istante piacevole, la crema per le mani, perché anche se stiamo lavorando e ci stiamo facendo un mazzo tanto così, bisogna prendersi cura di se stessi, quindi una piccola coccola che almeno una volta al giorno ti regali dopo che ti sei lavato le mani, ti metti un po' di crema e ti senti un po' più te stessa. Fine, basta, questo è quanto. Adesso dobbiamo spolverare tutto quanto, lavare a fondo le finestre, le casse delle tapparelle, i termosifoni, i pavimenti e il battiscopa, idealmente anche le porte. Abbiamo portato anche il vaporetto, che sarà il nostro alleato, e questo è il programma per oggi. Poi dobbiamo farci un'idea delle prese, dove spostarle, dove posizionarle. Noi vi ho fatto vedere un altro paio di cosine che abbiamo comprato. Ovviamente della carta per pulire, asciugare, serve tanto per lavare meglio le finestre. Ieri sera siamo andate anche a comprare un campione per i muri e tutto quanto. Io sono dell'idea di fare tutto di un colore, però stiamo ancora decidendo. Ho comprato ovviamente anche il rollino e poi ho portato già dei pennellini e delle altre cosine che avevo in casa, più il mio fidato amico per cominciare a svitare un po' di cose. Facciamo un breve recap dei progressi di stamattina. Abbiamo spolverato tutti i muri e tutte le finestre, tutte le tapparelle. Adesso le stiamo lavando, anche le tapparelle le stiamo lavando, il primo passaggio con i panni inumiditi.
quelli di risparmio casa. C'è la Sissi qua che sta lavando una delle ultime. Sto lavando anch'io, non è che lo fa tutto lei, solo che io quando faccio pausa parlo con voi. Piccolo errore che ho fatto stamattina è stato quello di non portare un adattatore per le prese, quindi non riuscirò ad usare il vaporetto ora, ma non fa niente perché nel mentre è quasi ora di andare a pranzare, quindi faremo magari la pausa a pranzo prima, andiamo a recuperare quello che ci manca, perché poi dobbiamo fare anche un salto a comprare anche delle cose per proteggere i pavimenti, e poi nel pomeriggio laveremo bene tutte le tapparelle col vaporetto e poi anche le finestre e le casse delle tapparelle. Siamo a buon punto, però pensavo che saremmo riusciti a fare di più, ma nonostante la nostra efficienza comunque ci vuole il tempo che ci vuole, e comunque la casa non è messa poi così male, nel senso che le tapparelle sì sono sporche, ma uno sporco così normale, niente di esagerato. I panni inumiditi sono straordinari, stanno facendo veramente tanto bene il loro lavoro, sono super soddisfatta. Questo è letteralmente il miglior acquisto di sempre. Non esce da lì, esce da qui. Perché? Aspetta che qua. Spider-Man. No, questo non vuole. No, ok. Va bene. Mi arrendo. Per ora. Andiamo a mangiare. La soddisfazione che danno queste cose. Se proprio è vero che la fame che ho mangiando, questa è la dimostrazione perfetta. Andiamo. Finisce questa prima giornata di lavori. Sinceramente pensavo che saremmo riuscite a fare più cose, ma per la stanchezza che provo, sinceramente no. Siamo riuscite a lavare tutta questa finestra fuori e dentro, le tapparelle e la cassa nelle tapparelle. Abbiamo tappezzato qua la cucina con teli perché verrà qualcuno a tirar giù le piastrelle. Abbiamo lavato tutte le tapparelle in tutte le camere, anche in bagno. E in bagno abbiamo lavato anche la finestra, che era veramente lercissima. Quello che ho fatto che non ho ripreso è questo. Ho tolto il soffietto e adesso questa parte si è aperta veramente tantissimo. Sembra molto più ampio questo corridoio. No, non avrei mai fatto una cosa del genere. Perfetto così. Basta, adesso siamo distrutte.
letteralmente, però sono soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto. Ora si va a casa. Dobbiamo cenare, lavarci e riposare. Sono distrutta. Ciao, mi sa che ci vediamo ormai domani. Dobbiamo anche scegliere i colori. Siamo andati in un negozio di pitture, vernici e lo staff lì già ci ha lasciato anche tutti i campioncini delle vernici, quindi dobbiamo decidere insieme a Olivia cosa mettere sui muri. Ciao, a domani. Buongiorno, siamo di nuovo qui, i lavori sono in corso, vi faccio vedere la cucina. Le piastrelle sono sparite. E oggi dobbiamo finire di lavare le finestre e i cassoni delle tapparelle. E in più adesso vogliamo provare il campione di pittura che abbiamo comprato, perché forse le prendiamo da un'altra parte, però intanto vogliamo provarlo per capire se è quello che ci piace. Dove lo facciamo? Allora, direi con un po' di luce diretta, come qua, che ce l'ha piena luce dalla finestra. Grigissimo. Però è nice, no? Sorry. Del colore, però forse un po' troppo grigio. Vediamo come asciuga. Poi proverei anche su un muro un po' meno illuminato. Non è male come colore, però forse un po' troppo grigio, troppo scuro. Però adesso riesco comunque ad immaginarlo. Viene fuori un colore veramente bello. Questo abbinato a delle cose un po' dorate, legno naturale, viene un mood veramente bello. Però sicuramente non lo farei tutti i muri così. Sicuramente io volevo una cosa un po' più chiara come colore da mettere su quasi tutti i muri, e questo un po' troppo scuro, però non mi dispiace per il corridoio questo. Non so tu come la pensi, però sì, bello, un bel colore, ma troppo scuro per questa stanza. Meno male che l'abbiamo provato. Ok, andiamo a lavorare. Bye, Schi. Bye bye. Allora, volevo provare anche i miei guanti nuovi. Così, vediamo. Sono un po'... sembrano sottilissimi. Sembrano tipo quelli monouso. Però il colore è bellissimo, sono fucsia. Che carini che sono. Vi dirò poi a fine lavori se meritano anche a livello di qualità, perché finora i miei guanti Spontex sono i preferiti. Questi li provo per la prima volta. Buongiorno, oggi è domenica e se è vero che quando fai una cosa che
ami fare o che ti appassiona, non esistono domeniche, sabati e altri giorni particolari. L'ho scoperto con questo progetto qui. Sono di nuovo nella casa nuova perché vorrei finire di fare alcune cose, come tipo lavare l'unica finestra che non è stata lavata bene, che è quella di camera mia. Ogni volta tengo le mie cose per ultime, questa cosa deve cambiare. E poi per farvi vedere i progressi, cose che abbiamo imparato, cose che abbiamo scoperto e lo stato delle cose in chiusura della settimana, anche perché questo non è un canale DIY di trasformazione di case. Io qui faccio vedere la mia vita, quindi nella mia vita adesso sta succedendo questo, però non è che i miei contenuti diventeranno solo ed esclusivamente questo. Nei prossimi mesi sicuramente saranno più concentrati su questo perché questo prende il più del mio tempo, ma ecco, questo è, a meno che non diventi una nuova passione, ma questo poi lo vedremo insieme. Ora, come siamo messi? Abbiamo lavato e coperto tutte le finestre, tranne ovviamente la mia che adesso farò, lavato e coperto le porte. Una delle porte verrà buttata via perché è messa male, non è recuperabile e poi non ci serve, perché adesso vi spiego tutto quanto. Ma prima, perché abbiamo lavato tutto, anche se poi succede che si risporca tutto? Perché anche se in video poteva sembrare tutto abbastanza pulito, la situazione è questa. È tutto molto sporco, questo è sporco che è colato lavando le finestre e stiamo facendo questa operazione qua perché in questo modo, adesso che è ancora tutto da ripitturare, possiamo farlo senza curarci troppo di non sporcare i muri, mentre dopo sarà un po' più difficile. Quindi adesso stiamo facendo quella pulizia estrema dove far proprio sciogliere tutto lo sporco ossinato per avere dopo lavori terminati solo da spolverare e ripassare un attimo un panno inumidito, ma non più scrostare, sgrassare, far colare sporco sui muri. Questo ci permette anche di vedere alcune imperfezioni che altrimenti non saremmo in grado di vedere. Qual è lo stato dei lavori? Allora, siete pronti? La cucina è completamente nuda. Abbiamo tolto tutte le piastrelle. Questo è compito di mio padre. Non mi prendo i meriti. Il mio merito è solo quello di aver detto che non voglio queste piastrelle. Qua è rimasto questo punto ricoperto, ma solo per guida, perché qui apriremo un arco, come avevo già anticipato. Questa decisione è stata approvata da tutti e l'arco non sarà piccolo così, perché inizialmente io pensavo di farlo largo quanto una porta, ma poi abbiamo cambiato idea insieme. Non so se lo state vedendo, però qua c'è il segno e là praticamente subito dopo l'interruttore, quindi sarà largo da qui a qui 1,30 m e io lo voglio fare quadrato, e lo faremo quadrato perché poi si fa in tempo a farlo tondo piuttosto che il contrario. Siamo a buon punto, però qua purtroppo non avevo fatto in tempo a coprire tutto e quindi la finestra ormai è da rilavare completamente, poco male. Il bagno è quello che wow, ve lo faccio vedere, non ve lo sto a spiegare. È praticamente andato via tutto, tutto, non c'è più niente, manco il pavimento. Wow, sono veramente contenta di vedere questo bagno così, perché in questo modo ve lo posso anche far vedere meglio.
porta spazio, finestra e WC. Ve lo faccio vedere anche da fuori. Cioè, è stato raso al suolo, proprio è stato tolto via tutto. Tuttissimo, piastrelle, pavimento. Di base perché vogliamo cambiare un po' la disposizione delle cose, ma poi perché abbiamo scoperto che i precedenti inquilini hanno fatto un po' di danni, e perché poi mio papà, appena iniziato a vedere quello che usciva fuori man mano che si stavano togliendo le piastrelle, ha deciso che era tutto completamente da ristrutturare, e mentre io pensavo prima che avrei dovuto tenere quel pavimento lì, adesso non è più così, per cui il bagno sarà il progetto che darà più soddisfazione, perché sarà proprio fatto da zero, completamente da noi, e questa cosa mi rende super felice. Basta, io adesso devo riprendere le misure, perché l'altra volta quando le ho prese non so cosa stavo ragionando, le ho scritte male su un foglio e adesso non ci sto più capendo niente, quindi adesso a muri nudi riprenderò tutte le misure, perché dopo mi devo disegnare un po' le piantine più grandi e cercare di giostrarmi lo spazio per rendere tutti gli ambienti funzionali, armoniosi ed esteticamente piacevoli da viverci dentro. Questo è il piano per oggi. Mi raccomando, se avete ristrutturato la casa, lasciatemi sotto nei commenti quante più istruzioni e consigli possibili, perché mi sono davvero utili in questo momento. Fatemi sapere anche rispetto a quello che vi ho detto io, se c'è qualche cosa che è una pessima idea. Io adesso devo ancora ragionare tutto quanto, su alcune cose mi sono fatta un'idea, su altre ancora no, per cui è tutto ancora in divenire, per cui accetto volentieri i vostri consigli. Vi saluto, vi mando un abbraccio gigantesco, ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!